È un buon esempio di amore e cura del territorio che assume anche una forte valenza sociale. Protagonisti sono i ragazzi diversamente abili di Soccavo che daranno vita ad un piccolo orto didattico. L'idea prende forma con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e l'associazione Progetto Pace, impegnata nel quartiere al fianco dei ragazzi con disabilità, coinvolti da oltre un anno nel recupero delle aiuole adottate in via Epomeo. Questa volta il progetto è ancora più ambizioso e prevede la realizzazione di un orto in un piccolo appezzamento di terreno ottenuto in comodato d'uso gratuito da un privato. Abbiamo avuto in concessione gratuita da parte di un privato, incomodato gratuito per 5 anni questo terreno che era abbandonato, quindi abbiamo innanzitutto ripulito l'area, poi i ragazzi hanno iniziato il loro innesto, abbiamo la produzione delle prime insalate, delle prime verdure e da dicembre inizieremo anche la realizzazione di marmellate con la frutta che riusciamo a raccogliere da questo orto e speriamo che in un'esperienza del genere veramente ci sia una possibilità di futuro per loro. È la riappropriazione in senso positivo del proprio spazio e la restituzione al territorio di uno spazio che era inutilizzato, che addirittura a volte degradato e che invece viene restituito in una maniera meravigliosa e costruttiva. Tra l'altro anche il lavorare la terra, l'avere quindi un contatto forte con la natura consente di fare un percorso anche di emancipazione, di crescita anche a livello individuale, personale e sociale. Con la firma del protocollo, il Comune, oltre a patrocinare l'iniziativa, si impegna a fornire assistenza in campo ambientale e di cura del verde attraverso i propri servizi. Noi gli diamo una mano, l'abbiamo fatto prima con l'aiuola, adesso lo facciamo con i nostri tecnici, con i nostri agronomi e con il sostegno che potremo dare con i mezzi necessari per poterli far vivere questa straordinaria esperienza che attraverso anche il contatto con la terra, con la manualità, cioè, è il miglior reinserimento sociale e combattere questi tentativi di marginalizzazione che purtroppo sono presenti nella nostra società.